Allora, il vino ovviamente è molto freddo. Allora, siamo in Trentino, Valgarina, quindi una zona ovviamente fredda, si vedono le Dolomiti ed è una zona molto particolare, zona anche da vini rossi ma anche da vini bianchi molto profumati. Non è ovviamente l'Alto Adige, che insomma la zona probabilmente che ha saputo fare anche più marketing e sapersi vendere molto bene per quanto riguarda questi vini, ma è comunque una terra da grandi vini bianchi, da spumanti, insomma penso Ferrari lo conosciate tutti. Il Gewurztraminer è un vitigno penso che chiunque conosca, è uno dei vitigni cosiddetti primari, cioè i profumi che trovate nell'uva, che sapete l'uva in realtà non è bianco, è quasi rosa, quasi rossa a volte, molto particolare come colorazione, ha questo profumo molto molto intenso già direttamente dal chicco, e quindi la vinificazione deve essere particolarmente accurata, un po' come per il moscato, il brachetto o altri, bisogna cercare di preservare questi aromi, sono molto molto delicati, quindi una vinificazione a freddo, stare attenti alla temperatura del mosto non si alzi troppo, perché appunto bisogna veramente conservare quello che la natura produce, ovviamente se si arriva a maturazione. Il problema dei Gewurztraminer è semmai appunto l'eccesso di alcol, l'eccesso eventualmente a volte di zuccheri residui, perché veramente è un'uva molto che produce tanto, tanto zucchero, alcol, profumo, quindi è un'uva abbastanza esplosiva, quindi per farne un prodotto piacevole, si beva volentieri, occorre lavorare in maniera molto attenta. L'abbiamo servito molto freddo, quindi comunque nonostante la temperatura dei profumi già cominciano a salire in maniera molto interessante, ma sentirete che via via si scalda, diventerà sempre, sempre più interessante. Sentite, ecco, il classico profumo, sentite o sentirete, ho un naso un po' allenato, ce lo sente anche ora, ma essendo fresco si sente meno bene. Il caratteristico profumo è l'Icis, la rosa, questi sono i classici, ci può essere anche a volte della fragola, poi ci sono tutte le note dello speziato, la camomilla, note ovviamente floreali nel bianco, il gelsomino, il tiglio, delle note di sambuco. Questo è qualcosa che si comincia a sentire, il sambuco, il tiglio, magari ecco le note ovviamente più calde tipo la rosa, l'Icis, magari si sentono a temperatura un po' più elevati, ma già se lo bevete sentite che in bocca i profumi sono molto di più, la struttura, il corpo, l'alcol che ovviamente c'è abbastanza ma a temperature abbastanza fresche si sente poco, residuo zuccherino direi per fortuna molto poco se non quasi assente, invece a volte sono esageratamente dolcioni questi vini, invece questo ha invece una bella mineralità, una bella sensazione salata, veramente ce l'aspettiamo molto più dolce al naso, invece in bocca è quasi salato e quindi è molto, molto interessante, soprattutto in chiave quando si va a abbinarlo sui piatti, avere un vino che ci abbia un po' di sapidità serve molto quando c'è dei grassellini, quando c'è delle sensazioni un po' dolce nel piatto che prima o poi si manifesterà, non abbiate paura. E quindi ecco, seguitelo nell'evoluzione perché a forza di agitare un bicchiere e di aspettare la temperatura si alzerà. Adesso poi piano piano passiamo a servirvi anche gli altri vini, così potete divertire come gli abbinamenti. I primi tre ve li serviamo tutti insieme, così potete fare un po' di prove, visto che sono un po' intercambiabili sui primi piatti. Buon proseguimento.